Quando ti vedo camminare, non riesco neanche più a parlare. La tua bellezza infinita ha devastato la mia vita. Se poi mi metto a immaginare io e te sul letto a far l'amore, mi sento solo di impazzire. Vorrei scappare e morire. Tu per me sei la giornata di sole. Tu per me più fresca la prima. Io ti cambierò mondo. Un nuovo singolo, ce lo racconti? Certo, allora innanzitutto il singolo, diciamo, nasce non troppo tempo fa. Sicuramente è un singolo che io definisco sincero per vari motivi, perché sicuramente è nato nella più totale naturalezza, quindi cioè non mi sono seduto lì con l'intenzione di scriverlo, quindi già questo. E sicuramente nasce, diciamo, da alcune incazzature reali, la consapevolezza, diciamo, di vivere in un mondo comunque che, diciamo, non offre il suo lato migliore, ecco. E tra poco avrete modo di ascoltarlo, quindi vi assicuro che è un bel brano, diciamo. Poi, per quanto riguarda l'arrangiamento, diciamo, se ne è occupato sempre Roberto Fagnoni, io sono l'autore, diciamo, dei testi e delle musiche. Ma che dire, io vi consiglio di restare, diciamo, in contatto e ascoltare questo lavoro. Io non ti lascio più andar via. È un lavoro che trae spunto dalla tua vita di un giovane che vuole affermarsi nel mondo della musica. Sì, assolutamente sì, è chiaramente un giovane che vuole affermarsi nel mondo della musica, ma sicuramente che ecco, ne soffre anche quando poi, diciamo, c'è la consapevolezza, ecco, di questo mondo che comunque non offre il suo lato migliore, anche nel mondo musicale. Per esempio, diciamo che il mondo in cui bazzico io, per esempio, non ti rendi conto comunque che a volte c'è tanta buona gente, ma c'è anche, diciamo, della gente sicuramente disposta, ecco, a non comportarsi bene. Quindi io ti cambierò un mondo, diciamo, chiaramente il titolo non deve essere interpretato così alla lettera, ma bisogna andare abbastanza oltre, perché, diciamo, è di sicuro nessuno si vuole essere, come dire, un supereroe, diciamo, da cambiare il mondo, perché sarebbe impossibile, ma sicuramente sforzarsi nel proprio piccolo di fare qualcosa di buono per cambiare quantomeno, diciamo, quei piccoli aspetti negativi modificabili. Giovane cantautore, ricordiamo che hai solo 24 anni. A chi ti ispiri nella composizione dei tuoi testi? Quali sono, se hai, dei maestri da cui trai esempi? Assolutamente sì, i maestri ci sono sempre, i fari illuminanti, io così li definisco. E allora, innanzitutto, diciamo, il primo artista, visto che comunque mi sono avvicinato al mondo della musica all'età di 14 anni, quindi ero comunque appena adolescente, praticamente il mio primo faro illuminante è stato Lucio Battisti. Da lui, diciamo, si è originata anche la passione per la musica, la scrittura dei testi e così via. Un giovane artista dunque che ha un suo background e quindi un suo panorama di conoscenze musicali ben formato. Ma io spero di sì, sicuramente, diciamo, e non mi vergogno a dirlo, prediligo la musica italiana. Che cosa ti sentiresti di dire a chi volesse intraprendere la tua carriera, un giovane adolescente che si approccia adesso nel mondo della musica? Magari se fossimo nati tutti quanti anni fa avrei detto sperateci di più. Oggi invece dico credeteci di più, cioè nel senso, la passione non deve mai venire a mancare, perché, diciamo, quella è la condizione senza la quale non si può andare avanti. Di conseguenza, io quello che posso dire oggi ad un adolescente che vuole fare musica: bravo, credici, questo lo posso dire. E spero anche poi che tutti possano avere successo, chiaramente, però poi il successo, diciamo, non tocca proprio a tutti, ma sicuramente di crederci. Quindi ricordiamo ai nostri amici dove possono trovare i tuoi pezzi, le tue canzoni. Ok, allora per il momento, diciamo, di pezzi registrati in studio ne abbiamo due, quindi Una giornata di sole, che è già uscito lo scorso maggio, e Io ti cambierò mondo, che sta per uscire, non è ancora disponibile ma lo sarà proprio questione di settimane massimo, due massimo, non di più. E lo potete trovare su Facebook, tutto su YouTube pubblicato, poi su iTunes. E quanto prima metteremo anche in circolazione dei veri e propri dischetti, così come è stato fatto per, appunto, Una giornata di sole, metteremo in circolazione i dischetti che potrete, diciamo, avere per avere proprio il CD fisico. Colgo questa splendida occasione per salutare tutti gli amici, conoscenti e fan che, diciamo, mi sostengono ogni giorno, che hanno creduto, credono e continuano a credere in me.
un bacione e un ringraziamento agli amici di Puglia per questa fantastica intervista. Grazie.